Adesso sta diventando una battuta, insomma, certe cose vanno eliminate per dar spazio a altre cose. Non c'è più Miss Italia, farete queste serate noiosissime invece di Miss Italia, di vedere i soliti cosciotti. No. Bene, siamo nati, perché lui è la stessa generazione, in questa condizione. Però da bambini non abbiamo patito la fame, perché un bambino non si rende conto. Nessuno ha mai vissuto, nessuna generazione ha mai vissuto un così lungo periodo di pace, a meno da noi. Le guerre ci sono dappertutto, lo sappiamo, però noi come Europa, come che ci abbia coinvolto direttamente. E in questi anni abbiamo visto tantissime cose cambiare, incredibile. Adesso possiamo parlare in un certo modo, possiamo lamentarci, possiamo fare tante cose che era impensabile. E quindi non è bello questo? No, però c'è anche una cosa, un piccolo declino, non è per fare avanti, cioè questo essere stati una generazione che ha avuto, forse la prima negli ultimi 2-3 mila anni, che ha avuto sempre pace, forse per aver avuto anche questo benessere, eccetera, eccetera. Da qualche anno a questa parte sicuramente in Italia qualcosa si è incrinato. Vabbè, non sto parlando dell'Italia in particolare, sto parlando di una generazione. Cioè si è incrinato un rapporto di fiducia con noi stessi, per cui siamo meno gioiosi e meno felici di quello che eravamo. Cioè quando nel Settecento è arrivato, alla fine del Settecento è arrivato in Italia Goethe e ha girato, è arrivato fino a Palermo. Ha scritto poi un diario, questo viaggio in Italia bellissimo, in cui la cosa che lo stupisce è la gioiosità degli italiani, è questa dice o sono stato folle fin qui o lo sono oggi. Perché dice, adesso viviamo in questi yacht. Allora, perché c'è questo benessere tremendo. Ci sono anche insicurezze che prima non c'erano e che incrinano la bellezza. Per esempio, l'insicurezza del lavoro è una cosa terribile, non è mica una cosa che oggi un giovane, per quanto studi benissimo, sì, ci sono quelli che dicono fra poco dovrò scegliere tra fare la velina o fare la deputatessa, ma in linea di massima non tutti hanno questa possibilità, diciamo, di scelta così frequente. Per il resto, per esempio, non avere la sicurezza del lavoro è una cosa che incrina la bellezza della convivenza, non c'è niente da fare. Oggi anche un mio studente, che si laurea con 110 lode, non ha nessuna, per esempio al ristorante del Parco della Musica ci sono due miei laureati, tutti e due con 110 lode che fanno i camerieri. Quindi la prospettiva di non avere lavoro, di avere un lavoro al di sotto delle aspettative, certo questa è una cosa terribile. L'altra cosa terribile è che noi stiamo passando da una società basata sul lavoro a una società basata sul tempo libero. Allora viviamo il tempo libero come un complesso di colpa. Facciamoci un attimo il calcolo, per esempio, di un mio studente. Il mio studente ha 20 anni, significa che ha davanti a sé 80 anni, 60 anni di vita, perché oggi insomma a 80 anni ci arrivano tutti. 60 anni di vita sono 530.000 ore. Questo studente, se riesce a trovare lavoro a 25 anni e lo fanno lavorare fino a 65 anni, lavorerà 40 anni. Si lavora 1750 ore, immaginiamo che questo lavori di più degli altri, 2000 ore all'anno, per 40 sono 80.000 ore. Si dice che un mio studente ventenne ha davanti a sé 530.000 ore di vita, di cui 80.000 di lavoro. 530, meno, non sto dicendo in un luogo di sfaccendati, sto dicendo a Zurigo, dicendo a Milano. 530 meno 80 sono 450.000 ore di non lavoro. Immaginiamo che questo giovane dedichi 8, 9, 10 ore a dormire, a lavarsi, a fare quelle attività che gli inglesi chiamano care, la cura del corpo, sono 220.000 ore, ne restano 230.000 di totale tempo libero. Siamo passati da una società del lavoro a una società del tempo libero. Sappiamo che tempo libero può significare depressione, può significare noia, può significare felicità, può significare cultura,
può significare convivialità, ma può significare anche violenza, può significare pure droga, e la società non è pronta al tempo libero. Guardate, tutti quelli che parlano di scuola parlano sempre di connessione tra scuola e lavoro, come se questo fosse il problema principale. La scuola deve preparare alla vita, il lavoro è un settimo della vita, la scuola non può preparare a un settimo della vita. La stessa Costituzione, quando dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, democratica fondata sul lavoro, dice è una repubblica democratica fondata su un settimo della vita. Invece bisogna fondare la repubblica su sette settimi della vita, ricomporre la nostra esistenza e formare i giovani a vivere, non a lavorare solamente. Il lavoro è una parte, non è tutto. E questo naturalmente incrina il nostro senso di bellezza. E quando si incrina il senso di bellezza, siccome la bellezza è il fattore principale della felicità, naturalmente si cade in depressione. Noi siamo caduti in depressione perché non sappiamo, siamo disorientati. Essendo disorientati siamo in crisi. Quando uno è in crisi smette di prevedere il futuro, di programmare il futuro. Quando si smette di programmare il futuro si entra in uno stato di insicurezza, quando si entra in uno stato di insicurezza la bellezza declina. E questa è una cosa terribile. L'altra cosa che fa declinare la bellezza è la ricerca di semplicità. Sto maledetto senso, questa mitizzazione della semplicità. La semplicità non esiste. La semplicità è un'invenzione umana, è come nel paradiso. Siccome siamo morituri, ci siamo inventati un mondo dove non si muore, dove si è eterni. Siccome siamo complessi, la vita è complessa, la psicologia umana è complessa, l'organizzazione mondiale è complessa, ci siamo inventati che possa esistere la semplicità. E la semplicità trova il suo regno nella televisione. Tutto deve essere, quando voi siete intervistati in televisione, professore, mi raccomando, semplice e rapido. Che semplice e rapido? Una volta mi ricordo Enzo Biaggi, in una di quelle trasmissioni che faceva prima del telegiornale, mi chiede, professore, ci può spiegare in due parole la differenza tra mafia e camorra? Ma lì sei pazzo. Dico, ma in due parole la differenza tra mafia e camorra? Allora, per prendiamo un po' in giro, poi eravamo in buoni rapporti, ma dico, sì, è semplicissimo, la mafia è Thanatos e la camorra è Eros. Ho detto, ah, grazie, un cazzo, grazie di che, era una presa per il culo, che significa grazie? Cioè, noi abbiamo questo mito della semplicità, la semplicità non esiste, la semplicità è una complessità risolta, ma se non risolvo la complessità, la semplicità non esiste. Dice Bateson, il grande psicologo di Palo Alto, dice, per una sorta di legge di Gresham, le idee semplici spossessano sempre le idee complesse. Poi va da capo e dice, ciò nonostante la bellezza perdura. Pensate che cosa grandiosa. Cioè la bellezza non è semplice, la bellezza è complessa. Altro che il giudizio universale. E dove sta la semplicità là? Non esiste. La semplicità non esiste in natura. Non esiste. Cercare la semplicità significa fare televisione. Significa fare il telegiornale dove tutto è sfrondato di ogni elemento di ricchezza emotiva, ridotto a una notizia, attentato dei talebani eccetera, 15 morti, e appare, poi dice i rotoloni di non so che sono più lunghi della carta igienica di quell'altro, è tutto uno vicino all'altro. C'è il Giulio Cesare di Shakespeare e mentre Marlon Brando recita and the sister was honorable man, interruzione, 3 minuti, cartigirica, patatine, un po' di telefonini e via di nuovo poi con Marcantonio. E questa sarebbe la semplicità, questa è la follia, è l'ammazzamento della bellezza attraverso il mito della semplicità. Io odio tutti quelli che dicono, ci può dire in modo semplice, ma che modo semplice? Delle volte ci sono cose così complesse, lo vedo anche in aula, delle volte uno spiega dei concetti e si capiscono, dalle facce si capisce, poi uno chiacchiera e si capisce. Poi ci sono anche dei concetti, per esempio le classi sociali, è un, per noi di sociologia, insegno sociologia del lavoro, è un capitolo difficilissimo. E uno lo spiega e si accorge che una parte capisce, una parte no, lo rispiega per gli altri. Poi si arriva un momento in cui uno deve dire, più di questo non posso fare.